La Certosa di Parma è una storia che Stendhal ci ha raccontato con grande ironia, una storia piena di passione, di intrighi, dove il tema principale è l'amore, l'amore che non arriva mai alla persona giusta. Stendhal ha impiegato 52 giorni a scrivere La Certosa di Parma e casualmente a noi sono serviti 52 giorni per girarlo. Paolo. Azione! Le location sono affascinanti perché stiamo proprio girando a Parma. Siamo a Parma, vicino Parma, in una torre bellissima che potrebbe, perché no, essere stata davvero quella. Magari no, però era molto simile sicuramente. È affascinante, ma è un po' magico ed è molto bello che non sia tutto in uno studio. Puoi respirare dalle mura un po' di storia vera di quel periodo, quindi ti aiuta molto di più poi a entrare in quell'epoca. L'Emilia-Romagna era una regione che conoscevo pochissimo e veramente è stata una grande scoperta trovare delle persone così aperte, cordiali, trovare tutti questi castelli, tutti questi palazzi. Alcuni di questi castelli hanno l'onore di ospitare la produzione della Certosa di Parma, una produzione che vive la vita reale che immaginiamo sia stata quella vissuta e vista con i propri occhi da Stendhal. Faites-les entrer. Votre Altesse? Ora capisco perché vi assentate così spesso da Parma, mio caro Mosca. Abbiamo i manieri e le fortezze della montagna, Torre Chiara è uno degli esempi magnifici da questo punto di vista, costruito sulla cima di questa collina che la rende visibile e apprezzabile anche a distanza di chilometri. L'impressione che si ha venendo qui in questo castello vicino a Parma è un'impressione bellissima perché sembra veramente di stare nella Torre Farnese. La distanza tra la terrazza in cui Clelia parlava a Fabrizio in prigione mentre dava da mangiare i suoi uccellini è veramente il dialogo che avveniva a distanza tra il carcerato e la figlia del governatore. Il palazzo è splendido anche nelle sue strutture, quindi ci riporta a quell'epoca e dà un'ambientazione del tutto verosimile e credibile, a cominciare dalla corte d'entrata dove si svolge la famosa scena in cui Fabrizio arrestato picchia il carceriere Barbone. Quindi è logico che avremmo dovuto girare a Parma e non potevamo far diverso. Abbiamo scelto secondo me le location giuste. Le corti di pianura come Fontanella nella rocca dei San Vitale, sempre stata la dimora della famiglia San Vitale fin dalla sua fondazione. La rocca ha l'onore di ospitare all'interno dei suoi locali l'affresco del Parmigianino che raffigura la metamorfosi di Ovidio, la cosiddetta saletta di Diana. È una prova, azione! Je suis heureux que tout soit terminé. Maintenant, vous rentrerez dans vos fonctions, vous aurez vos appartements et... Non è necessario. Mi basta con un letto per dormire e una tavola per studiare. Mais non, mon enfant. Vous êtes un del Dongo. Non sono più nessuno. La rocca di Soragna ancora oggi è vissuta e abitata a pieno titolo dal principe Diofebo Melilupi, che è il discendente della famiglia che ha fondato appunto la rocca e l'ha vissuta nei secoli. In ogni film che hanno girato qua mi hanno fatto fare una piccola parte. Santé. Santé. À l'amour. Le plus compliqué des jeux. À jeu, l'amour. Il castello nacque come una fortezza, con quattro torri quadrate,
ai lati e una torre centrale. Il parco era nel Cinquecento un momento di grande rinascimento dell'uomo, di spirito e di gusti nuovi. Il giardino era all'italiana. Effettivamente non sono mai solo per questa casa, perché è abitata anche da altre presenze. Prima fra tutte Cassandra Marinoni. Venne scambiata per la sorella Lucrezia e venne assassinata. Poi venne assassinata anche Lucrezia. Da allora è tornata qua sotto altra forma e qua rimane. Ricorda, devi morire. Abbiamo girato nella bellissima reggia di Colorno, un tempo abitata dai Borboni, dai Farnese e da Maria Luigia. È veramente una piccola Versailles, con un parco, una bellissima fontana, un giardino proprio all'italiana, visitato da molti turisti. Questi luoghi rappresentano certamente luoghi importanti, se pensiamo al romanzo di Stendhal, perché furono luoghi in cui Stendhal passò durante i suoi viaggi, e restano anche alcuni documenti che riferiscono del suo passaggio, e la reggia come tale venne sicuramente visitata dallo Stendhal. Abbiamo girato sul Po, nella bassa pianura padana. Questo fiume ampio che scorre lento, da grande serenità, con questa nebbiolina mattutina. Abbiamo ricostruito delle barche di legno antiche, una chiatta che, come a quei tempi, portava le persone, quando non c'erano i ponti, da una parte all'altra del fiume. Il vostro nome, prego. Fabrizio del Don. Alla fine tu lo prendi e tu lo cosi e vi mettete così. Abbiamo deciso di concentrarsi sulla regione Emilia-Romagna, in particolare su Parma, anche perché da parte della regione ci sono stati molti aiuti in termini di aprirci la strada verso trovare le location giuste, eccetera. E devo dire che sono tutte location straordinarie. Volevamo un castello che fosse un pochino più lontano dalla città, e abbiamo trovato il castello di Rivalta, un castello dall'architettura molto particolare. Quello che noi oggi vediamo del castello è la parte più antica, è una parte tardo medievale, perché era già presente nella zona probabilmente una fortificazione romana, poi longobarda. Comunque le cose più antiche sono del 1050, la torre 1048. Forse le mura che circondano il villaggio sono leggermente precedenti al 1000, e la grande parte dell'impostazione del castello è tutta del XI secolo. Torna. Io direi che il turista qui deve poter venire e passare quello che non penserebbe, passare qui una settimana. Trova molte, molte, molte cose. Una delle ville in cui abbiamo girato è Malachini Fortuny, molto signorile, molto importante, di questo colore azzurro che mi ha ispirato proprio l'idea che potesse essere una villa sul Lago Maggiore, come poteva essere a quei tempi di Stendhal. Nell'interni abbiamo girato la scena di Gina e Fabrizio, dove lui freme dalla voglia di mandare la lettera a Clelia, e lei lì per la prima volta capisce che Fabrizio è innamorato di Clelia. Ma quello che provo per Clelia non si spengerà mai. E per me? Cosa provi? Una delle condizioni assolute era la Certosa di Parma. Non si poteva che girare
a Parma, nell'Emilia Romagna. Questa è stata veramente la condizione e il plusvalore, la ricchezza di questo lavoro, e questo devo ringraziare la produzione che mi ha dato questa possibilità, perché ha reso questo film vero. Ho trovato giusto che si facesse il più possibile a Parma, e quindi io sono sicuro che questa produzione, che si girerà come speriamo il mondo e non solo l'Italia, porterà il nome di Parma in giro, rinfrescandola al di là di quelli che leggono Stendhal. Dov'è il futuro arcivescovo? Esatto. Ci siete, ragazze? Ti fai la meditazione? La meditazione. Io ti ho chiamato. Vai! Il palazzo della duchessa Sanseverina lo abbiamo girato a Bologna, a Palazzo Albergati, che ancora oggi vive di splendore con ricevimenti e feste. Qui abbiamo ambientato il ballo tra Clelia e Fabrizio, i primi tentativi di valzer a coppia, con la musica della Gazzaladra di Rossini, che fu amico di Stendhal. Le scene che nella storia sono ambientate alla Scala di Milano le abbiamo girate nel bellissimo e ben conservato Teatro Valli a Reggio. Nella dimora storica di Villa Isolani a Ozzano, Fabrizio si rifugia per allontanarsi dalla zia e per dedicarsi agli scavi archeologici. Questi sono ricordi di un tempo felice. Qui inizieranno i suoi guai. Girare una fiction importante come questa, che farà il giro del mondo e mostrerà la regione nelle sue bellezze naturali e artistiche, sarà anche un veicolo per portare delle regioni d'Italia meno conosciute sotto questo profilo all'attenzione di potenziali turisti di tutto il mondo. È chiaro che, essendo una coproduzione internazionale, abbiamo avuto un po' più di soldi a disposizione. Questo ci ha permesso di girare nei luoghi dove è ambientato il romanzo. Qui siamo a Parma e questo ha dato un'autenticità che non avremmo mai potuto creare in studio. Tutto ciò dà al prodotto una sorta di plus valore straordinario, non solo alle immagini, ma anche al senso del film. Je me déclare mari et femme. Noi siamo felici. Vedremo adesso il risultato, ma ci auguriamo che sia il migliore. On attend le meilleur. Penso a Parma, ancora mi viene l'acquolina in bocca, pensando al parmigiano, al prosciutto di Parma, che abbiamo messo in bocca al principe. C'è una scena bellissima dove lui, disteso come un antico romano, si gode questo parmigiano e il prosciutto. Giriamo, anche se non ho visto il finale!